Allora, io vado per spunti, riflessioni, tanto così vi intrattengo quando vi annoiate, c'è sempre qualche altano, qualche foto sulle due ottime relazioni di Paolo e Roberto, e provo a fare un po' il bastian contrario, cosa che mi si addice. Allora, la prima questione che io ho sempre trovato da quando ascolto la gente che fa teoria di politica monetaria divertente il fatto che tutti sempre discutono di inflazione e trade-off, inflazione e occupazione, senza partire da quello che invece in teoria dovrebbe essere la domanda di fondo, cioè qual è l'obiettivo della politica monetaria. E la risposta dovrebbe essere massimizzare il benessere sociale. No? No? Tutti quanti assieme, ma la politica monetaria di per conto suo contribuisce, ma ha un obiettivo molto più Non minimale. danneggiare il benessere sociale. No, l'obiettivo minimale, poi la politica monetaria assieme con la fiscale, assieme a tutto quanto. Beh, quello è un problema di coordinazione fra vari agenti, però di suo la politica monetaria dovrebbe prendere l'azione degli altri agenti, quelli con cui non riesce a coordinarsi, ma gioca a Nash, come dati, e giocare un equilibrio in cui comunque cerca di massimizzare il benessere sociale. Allora, la strana, io trovo strana, adesso cercherò di spiegare perché. A visione che domina ormai da 50 anni è che questo si fa, cioè si persegue il benessere sociale perché si cerca di utilizzare, manipolare, no? Exploit, che non mi viene in sfruttare, un trade-off supposto esistente fra inflazione e tassi di crescita. Allora, il problema vero che ho sempre chiesto anche a chi si occupa, e qui c'è una letteratura che tutti conoscete abbondante, è qual è l'evidenza mondiale, ma anche paese per paese di lungo periodo sull'esistenza di questo trade-off? E la risposta è che non c'è. Allora, la cosa interessante è che la politica monetaria viene continuamente discussa sulla base di sfruttare un trade-off fra inflazione e crescita, e poi quando gli dici ma c'è questo trade-off? No, apparentemente no. Vabbè. Quelli che ci credono di più cosa fanno? Ti spiegano che si muove. Questa è una riflessione da fare. Sì, che delle volte c'è ed è lì, poi si sposta un altro lato. Se metti tutti i numeri assieme, non sparisce perché viene una nuvola di punti. Però se li selezioni attentamente a seconda delle decadi che ti vengono, i quinquenni, settennati, ventenni, periodi variamente definiti, qualcosa spunta. Quindi la prima cosa la prima reazione che io ho quando si continua a discutere di questo tema come se fosse il tema è, vabbè, verifichiamo quanto forte questa relazione c'è, almeno oggi, visto che stiamo parlando dell'oggi, lasciamo stare il passato, perché apparentemente non c'è. Anzi, direi che per quanto mi risulta il consenso è che, ma non nel lungo periodo, ma anche se prendi medie annuali, proprio non c'è alcuna correlazione evidente. Non solo, qui c'è un famoso articolo, ma poi replicato decine di volte, molto divertente, un articolino di due vecchi colleghi, dunque per chi è dell'ambiente, oggi faccio Minnesota puro e duro, sono molto sorpreso e vedo che l'effetto rieducatore delle grandi istituzioni internazionali, delle banche centrali, è veramente pesante, perché Roberto, a cui abbiamo cercato di spiegare l'economia per vari anni, insegnargliela, dopo un po' di anni di IMF e Banca Centrale è stato completamente riciclato. Oggi sembrava avesse studiato a Harvard, no, a Minneapolis. La qualcosa, no, è un po' una cattiveria. Posso, no, studente mio, posso permettermi le battute. Allora, c'è una cosetta carina fatta da due ex Minnesotti, un tale Andy Atkinson e un tale Leo Hanian, che dicono, ma guardate, vai, facciamo finta che questo maledetto trade-off c'è. Allora, siccome nel trade-off si assume che la banca centrale riesca a controllare l'inflazione, perché non si assume che riesca a controllare direttamente l'occupazione viene come riflesso di equilibrio del fatto che tu muovi l'inflazione in una certa direzione, poi il sistema economico in generale genera occupazione a livello desiderato. Allora, perché la banca centrale possa fare questo, bisogna che sia in grado perlomeno di prevedere l'inflazione, cioè di dire, vabbè, io adesso punto a un'inflazione dell'X% e vedrete che nel prossimo anno e mezzo, 6 mesi, whatever the target is, si realizza. C'è un famoso loro articolo che dice non targetano una beata minchia, nel senso che
se è un po' una replica di quella famoso giochetto che faceva il Wall Street Journal, no? di tirare la scimmia che tirava il dardo su un pannello che aveva tutte le azioni traded alla New York Stock Market, diceva: vediamo se fa meglio la scimmia nell'indovinare i tre stocks da comprare per il prossimo mese o fanno meglio i tre super esperti che li scelgono. Il risultato storico è sempre stato: la scimmia e i super esperti fanno esattamente uguale. Vale lo stesso fra banca centrale e la scimmia, cioè le banche centrali di fatto, e la Fed in particolare, sembrano non avere alcuna capacità predittiva particolare, cioè superiore a quella puramente random, sulla predizione di inflazione. Allora, questa cosa è rilevante perché, ammesso e non concesso che il trade-off ci sia, è anche vero che magari c'è, ma se tu non sai controllare davvero la leva che pretendi usare, tanto vale che lasci stare. Allora, qual è in realtà il mio punto di vista qui? Il mio punto di vista, paradossalmente, è che siamo tutti prigionieri della mancanza di un modello teorico alternativo a quello varasiano. E quelli che lo odiano, che per qualche ragione odiologica o perché lavorano in quel settore in cui il modello varasiano gli dà fastidio, devono giustificare la loro esistenza, si sono, come dire, attaccati come l'edera a quel modello e a un'ipotesi che quel modello fa e che loro dicono non è vera nella realtà, che è quella della flessibilità dei prezzi. Per i non addetti ai lavori, dovete capire tutte queste storielle di perché muovere l'inflazione, in particolare la cosa che ha raccontato più Roberto che Paolo, ma Paolo l'ha dato per scontata perché appunto l'aveva raccontata Roberto, e cioè che la banca centrale riesce ad avere tutti questi effetti reali, l'ha detta sinteticamente Roberto perfettamente, è perché riesce a fottere, cioè a fregare fondamentalmente chi lavora. Che tra l'altro, sia chiaro, è una delle cose che mi ha sempre divertito, adesso la battuta politica ci vuole visto che siamo in streaming, mi è sempre divertito delle posizioni alla Stiglitz-Krugman di sinistra su inflazione e svalutazione, perché siccome sono delle cose che in teoria dovrebbero servire per la famosa classe operaia, il messaggio subdolo è: fottiamola di nascosto, non glielo diciamo, gli creiamo inflazione, gli abbassiamo i salari reali, ma loro non lo sanno e quindi va tutto bene. Vabbè, questo perché si capisca come funziona la storiella. La storiella tipica che sta dietro alle teorie sul fatto che la politica monetaria possa incidere su occupazione e crescita è esattamente quella. I mercati competitivi di loro non permettono variazioni dei prezzi, non permettono variazioni appropriate dei prezzi relativi che favoriscono l'equilibrio fra domanda e offerta, quindi la cosiddetta piena occupazione, l'utilizzo delle risorse, gli investimenti vanno dal lato giusto. Perché i prezzi non si muovono? Ora notate che ovviamente questa cosa ha a che fare con il fatto che i prezzi non si muovono al ribasso, perché siccome c'è inflazione, tutti sono d'accordo che l'inflazione normalmente viene perché i prezzi si muovono perlomeno verso su. Adesso sembra che in Giappone ci sia anche da 20 anni verso giù, che è un buon controesempio del fatto che i prezzi non si muovono, ma comunque i prezzi non si muovono verso giù quando dovrebbero muoversi. Allora, siccome c'è sta strana cosa qua, bisogna fare i trucchi, bisogna muovere i prezzi reali surrettiziamente facendo inflazione a sorpresa. Ovviamente l'argomento poi viene distrutto esattamente da tutto il ragionamento che sia Paolo che Roberto hanno illustrato, e devo dire è un ragionamento distrutto a mio avviso in maniera del tutto convincente, tant'è che oggi non siamo neanche più a ragionare su quel modello. Oggi abbiamo delle versioni che oserei dire sofisticate, dovute al nostro caro amico Michelino Woodford, che dicono fondamentalmente l'unica cosa è convincere tutti che ci sarà inflazione. Se convinci tutti che c'è inflazione, ce l'hai fatta, no? E il grande problema delle banche centrali è che, per quanto continuino ad annunciare che faranno inflazione, nessuno si convince, non gli crede nessuno, però bisogna insistere. La risposta di Mike è sempre: ma perché non funziona? Dice: ma perché non hanno insistito abbastanza, pompare di più, e a un certo punto ce la faranno. Ora io di fronte a questo, voi capite che riesco ad avere solo la perplessità dell'uomo comune che dice: scusi, mi riferisco anche solo a questa crisi, mi sbaglio o tutto sto gran casino in cui viviamo da 6 anni è dovuto al fatto che sono crollati una valanga di prezzi, primi fra tutti quelli delle case, poi quelle degli assets legati alle case, poi quelle degli affitti, poi quello di questo, poi quello di quello. Ma allora
visto che i prezzi sono crollati e che il problema è il fatto che siano crollati, potrei avere una spiegazione logica di come funziona il modello, perché non lo capisco più. E lì la butto lì, cioè io, siccome proprio non la capisco, non riesco a capire su cosa si basi questa visione, no? Che siamo in una situazione di recessione, di non crescita, di non piena occupazione, eccetera, eccetera, perché i prezzi sono rigidi al ribasso e da 7 anni nel mondo occidentale, da 20 ormai in Giappone, siamo estremamente preoccupati dal fatto che i prezzi effettivamente continuano a scendere, che vuol dire che poi si abbassano. C'è un'unica variante a questo che io ritengo rilevante, anche se su questo c'è una grande confusione statistica, ed è il prezzo di un fattore, il fattore lavoro. Ora, la cosa divertente però lì, e qui non voglio fare l'ultraliberista, anzi Dio me ne scampi e liberi in questo contesto, però va osservato che la cosiddetta rigidità al ribasso dei salari nominali è particolarmente accentuato in quei paesi, in quei settori, in quei mercati in cui la presenza sindacale, la presenza di contratti di lavoro in particolare pubblico è forte. Nei mercati che funzionano più o meno competitivi o competitivamente, dove c'è scarsa presenza sindacale da un lato o dall'altro, i prezzi e i salari nominali si muovono, e si muovono e come. Questa, se volete, è solo la soddisfazione del teorico, nel senso che il teorico varrasiano che c'è in me dice: signori, non è il mercato competitivo che crea il problema, è l'assenza del medesimo che la crea, quindi forse il problema è fare mercati competitivi. Ma questa è solo la soddisfazione del teorico. Dopodiché uno dice: no, i sindacati ci vogliono per una qualche altra ragione sociale extraeconomica accetta il fatto che ci siano, e allora si tratta di lavorare forse non tanto sulla politica monetaria che deve sorprendere i sindacati, ma si tratta forse di lavorare forse su come i sindacati gestiscono o non gestiscono il mercato del lavoro e il prezzo del lavoro. Ecco, questi sono dei dubbi che vorrei instillare e che mi interessa sentire l'opinione di Paolo e Roberto, perché questa eterna discussione sulla politica monetaria continua a lasciarmi sempre di più perplesso, proprio per le ragioni che ho detto. Cambio di argomento, cambio di provocazione. Allora, la questione forse centrale, l'offerta di moneta e perché l'offerta di moneta dovrebbe o non dovrebbe stimolare l'occupazione. Se uno prova a pensarci, prima di mettermi a fare questo strano lavoro che sto facendo da una sta parte, mi ero provato per la prima volta in vita mia a scrivere 2 o 3 paper di teoria monetaria e poi non ho mai finito. In uno di questi cercavo di utilizzare quello che si sa per costruire un modellino semplice del mondo così come funziona adesso con le banche centrali. Allora, qual è il potere delle banche centrali? Quello di cui si incazza Barnard in televisione e tutti questi con cui Alberto discute, Bagnai, anch'io, Borghi, questi personaggi da della sovranità monetaria. Allora, le banche centrali hanno effettivamente un potere particolare, monopolista, completamente garantito dallo Stato. Chiunque pensi che siano delle entità private si fa delle fantasie pesanti, però un potere garantito dallo Stato e dalle armi dello Stato, e cioè sono le uniche entità che possono creare potere d'acquisto by fiat, no? Il banchiere centrale è un signore che, se il suo consiglio di amministrazione, il suo board lo approva, può creare una cosa che vale 100 fantastilioni di euro, no? E ce l'ha lui lì, ed è potere d'acquisto, nessuno può rifiutargliela. C'è una legge, ci sono i marines, i poliziotti, i carabinieri, la guardia civile, che se viene il banchiere centrale e ti dice: io voglio comprarmi tutto quello che hai che hai messo in vendita, ecco qua l'assegno da 1 trilione, e tu dici: no, non te la vendo, e lui dice: no, mi dispiace, lei la deve accettare perché è uno strumento di pagamento imposto dalla legge, e non può dirmi di no, ce l'ha in vendita, deve accettare la mia tanto quella degli altri. Quindi, se ci pensate, noi diamo ai banchieri centrali un potere di esproprio arbitrario, loro possono creare potere d'acquisto by fiat, no? Non serve neanche più la printing press adesso, basta un laptop. E con questo posso comprare quel che voglio. Tanto che Bernanke l'ha fatto, anche Trichet e Draghi l'hanno fatto, non si sono comprati una fetta grossa di economia americana, così.
col battibaleno. Allora lì è la cosa generale, quella lì è la roba che chiamiamo moneta. I modelli che si utilizzano si fanno la domandina: quella moneta, una volta che Trichet, Draghi, Bernanke, chi sia, l'ha creata, dove va? A chi la danno? Perché è un potere gigantesco, no? Noi utilizziamo tutti, gli economisti continuano a usare questo modello dell'elicottero, che è la roba più assurda che ci sia, lo odio, nonostante se lo sia inventato uno che era anche bravetto, cioè che Milton Friedman. E cioè questa idea che Draghi prima stampa appunto un trilione di euro, poi lo divide in biglietti da 20 euro, prende decine di elicotteri, li fa volare in maniera uniformemente distribuita sulle 17, sono 17 i paesi dell'area euro, adesso mi scordo sempre quanti siano, credo siano 17, no? E loro aprendo, buttano giù pacchettini di questi che svolazzano e il popolo li afferra più o meno a caso. Anzi, nei modellini il popolo li afferra in proporzione a quanto ne ha già, quindi quelli che hanno 100.000 euro in conto corrente riescono a afferrare più biglietti, insomma, saltano più alto, sono più veloci e riescono ad afferrarne di più di quelli che hanno 10.000 in conto corrente. In questa maniera tutti hanno, tira poi una proposta, mi ricordo che con Sandro Brusco facemmo provocatoriamente, ma neanche tanto, proprio all'incipit della crisi, dicendo: se il problema è questo, perché non trasferiamo immediatamente sui conti correnti di tutti i cittadini americani 50.000 euro domani, dollari, scusate, no? Se avessero fatto nel 2007, forse, no, questo si può fare, cioè ogni conto corrente viene aumentato di 50.000, ci pensa la banca centrale a darli, fine. Tutti contenti, no? Ah, esatto. Quello sarebbe l'elicottero. La versione moderna dell'elicottero è quella roba lì. Oppure semplicemente dici: a tutti quanti gli si aumenti uno zero, gli si aggiungono zero alla destra, va bene anche quello, moltiplichi per 10 e chiunque abbia una lira o un dollaro in conto corrente se lo vede aumentare per 10. Per qualche ragione abbiamo deciso che non facciamo così e devo dire che a volte mi pongo la domanda: perché? Ah, perché non facciamo così, davvero? Cioè non è una domanda provocatoria finta la mia, è una domanda vera. Si può fare, perché non lo facciamo? Almeno quello, quella roba lì sappiamo più o meno come funziona, perché sappiamo che quella sì provocherebbe inflazione. Molto probabilmente, con, per carità, non so quanta, no? Però molto probabilmente se a me decuplicano, si dice così, sì, a quello che ho sul conto corrente, corro a comprarmi la Aston Martin. Cioè, garantito, no, ci sono santi. Prima che aumenti il prezzo, vado a correre. Se lo fanno prima di sorpresa, il coglione che vede l'Aston Martin deve coprire l'Aston Martin, esattamente. Esattamente, se mi sveglio presto la mattina e lo fanno di segreto e magari l'amico l'ha fatto, perché le svegli da presto? E quello si è svegliato tardi, io arrivo e compro il prezzo, oppure mi accordo il giorno prima e vado con l'assegno il giorno dopo, vabbè, insomma, una roba del genere. Ecco, vabbè, ma non è una battuta, davvero una cosa che bisognerebbe bello questo, no? Il pelmo. Allora, andando sul serio, per cercare di capire, secondo me, sta roba si discuteva prima con Roberto. Il problema vero, a me sembra, è che le banche centrali, avendo un modello dell'economia reale, hanno deciso che questo potere d'acquisto addizionale che creano, loro lo fanno entrare nel sistema in una certa maniera, e cioè con operazioni di mercato aperto, le variazioni di tassi di interesse che loro offrono per offrire credito, e lo danno solo a dei soggetti, che sono le banche commerciali, con le quali operano. E quindi loro quello che fanno è, e qui continuo a insistere, bisogna andarsi a leggere il vecchio Brunner e Meltzer Portfolio Model, fine anni 60, loro cambiano, alterano by fiat, per il potere che hanno, la struttura, la composizione del portafoglio di incentivi di alcuni soggetti. E da lì secondo me che bisogna partire. Allora, questi soggetti tu gli cambi la struttura del portafoglio e gli cambi dei prezzi. Dopodiché tutto quello che succede è solo conseguenza degli incentivi di questi soggetti. Allora, se la guardo da quel punto di vista lì, io non trovo il comportamento... Sono io. Ah, è probabilmente questo che crea. Allora, io se la guardo a quel punto di vista lì, non trovo più strano né la bolla fine anni 90, né quella, né quelle del 2000, né le stagnazioni di adesso. In tutti e tre i casi
alle banche veniva detto: senti, ti do un tot di liquidità particolare a dei prezzi particolarmente vantaggiosi, ai quali non sei abituato. Questi hanno trovato questa liquidità e hanno detto: boh, adesso cerco di fare dei profitti con sta roba extra, sto qua. Fondamentalmente mi ha fatto un regalo, nel senso che mi ha regalato la capacità di operare sui mercati finanziari, comprare e vendere cose in modo da farci dei soldi, no? Cosa fecero? Alla seconda metà degli anni 90 c'era un'enorme domanda di liquidità per comprarsi queste aziende .com che salì, che entravano, venivano offerte a prezzi fantasiosi, la gente era disposta a indebitarsi al 6, al 7, all'8 a fronte di un costo della raccolta, un costo di finanziamento per le banche che era al 2, e ci si buttò tutti a pesce a fare quella cosa lì. Venne fuori questo, per alcune funzionò, per alcune non funzionò. A un certo punto la realizzazione fu che i valori di alcune di quelle imprese non erano neanche lontanamente quelle a cui le azioni erano state quotate in borsa, queste azioni si crollarono, ci fu direi uno shake out, anzi estremamente benefico. Nessuno più si preoccupa né della bolla .com né delle sue conseguenze, anzi fu assolutamente salutare, e il risultato che avemo fu un settore, chiamalo, della net economy, che si aggiustò, a chi era forte crebbe, chi non era forte giustamente sparì, e si andò avanti. Quella seguente mi pare abbia fatto la stessa cosa, mi pare abbia fatto assolutamente la stessa cosa. Fondamentalmente cosa è successo? Hai avuto per la prima volta nella storia del mondo la possibilità, se sei una banca anche di investimenti commerciali, di fare la seguente operazione: finanzi a lunga un investimento che in realtà dura tra i 10 e i 30 anni, che consiste nell'acquisto di una casa, un edificio, una mall, quello che è, giusto? E questo è un investimento lungo. Perché un investimento lungo? Un investimento lungo perché fondamentalmente quell'investimento rende se il soggetto a cui hai prestato i soldi, se il soggetto a cui hai prestato i soldi riesce negli anni a venire a generare reddito sufficiente da giustificare il fatto che si è comprato la casa a $1 milione. Perché che il prezzo di una casa valga, sia giustificato o meno, se ci pensi un attimo, è completamente e solo giustificato dal fatto che l'acquirente della casa abbia un reddito sufficiente per pagare e servire il debito. Non c'è nient'altro che determini i prezzi delle case alla fine della fiera, nel lungo periodo. Okay? Quindi sono investimenti a lungo. Straordinariamente, adesso, con la securitizzazione eccetera eccetera, te li puoi finanziare overnight, cosa che prima non potevi fare. Cioè prima, quando facevi un'ipoteca a decennale, c'era poco da fare, dovevi riuscire ad avere strumenti di raccolta di credito che ti garantissero, se non per 10 anni, certo per un periodo sostanzialmente più lungo. Adesso puoi usare fondamentalmente overnight, okay? Da qui l'esplosione degli adjustable rates e tutte queste cose. Tu gli dai a questi denaro overnight all'1% per 3 anni e mezzo, questi si convincono e annunci e continui a insistere che lo terrai basso perché c'è il terrorismo, perché c'è questo, perché c'è quello, questi si convincono che vale la pena prendere il rischio. Fondamentalmente questo, più tutte le cose che si sono dette, per carità, a Fanny e il moral hazard e IEG e le assicurazioni finte, il mispricing, però fondamentalmente la chiave era questa: che potevi fare dei giochetti di investimento a lunghissimo periodo garantendoti finanziamento o pensando che avresti avuto liquidità per finanziare letteralmente giorno per giorno a prezzi bassissimi, quindi c'era uno spread mostruoso sul quale navigavi e ti facevi una valanga di soldi. Questa ultima fase mi sembra sia creata esattamente dalla stessa, perché se ci pensi abbiamo una situazione di mercato monetario completamente uguale a quella del 2003, anzi migliore, no? Allora era l'1% il Fed rate, il Fed funds rate, adesso è allo 0,25, quindi meglio ancora. Peccato che non c'è più nessuno che li voglia prendere, peccato che non ci sia nessuno di cui ti fidi, per cui questi qua sono continuamente seduti su enormi quantità di liquidità che, data la botta gigantesca che si sono presi, dati i balance sheet orrendi che hanno, dato il rischio che ancora alcuni degli asset che hanno in portafoglio, questo vale in particolare venendo all'Europa, banche come le italiane eccetera eccetera, che hanno forti rischi ancora sul loro portafoglio di titoli nazionali, siccome sai che in una situazione di questo genere quando rischi
di dover fare dei mark to market che ti fanno perdere i soldi, la chiave per sopravvivere come banca è di avere tantissima liquidità, ti tieni la liquidità. Questa è una cosa che la gente deve anche bisogna cercare di spiegarglielo. La banca per sopravvivere, le banche non falliscono mai perché hanno, come dire, una perdita vera reale. Le banche falliscono perché hanno delle crisi di liquidità. È estremamente improbabile vedere una banca sparire nel senso in cui sparisce un'impresa industriale, perché finché riesce ad avere liquidità in qualche maniera può sopravvivere. Non glieli vogliono dare o non se li vogliono prendere, perché sono due mondi molto diversi. Ma sai, quella è una, adesso io non voglio fare le mie solite metafore un po' volgari, ma te la vuol dare, tu non gliela chiedi, lei forse vorrebbe ma tu non sei sicuro. Quando parli con i banchieri ti dicono: ma cazzo, io glieli vorrei dare, ma questi qua non me lo chiedono, oppure quando me lo chiedono che non è, che è rischiosetto, non è safe sex. Quindi dicono: ma io sono lì continuamente, c'ho tutto in ordine, solo che questi qua mi dicono, mi pongo delle condizioni assurde e quindi non glieli posso chiedere, quindi ci rinuncio. Non lo so, siccome su questo si è imparato da Ed Prescott, non c'è domanda offerta, c'è solo l'equilibrio. C'è un equilibrio di quel tipo lì, magari determinato puramente da aspettative. Io non mi fido di te, tu non ti fidi di me, non riusciamo nessuno dei due a fare il gesto per tranquillizzarci, tu non sei disposto a mettere qualcosa in contropartita perché non ti fidi di me, io se tu non metti qualcosa in contropartita manco faccio il gesto di prestarti 10.000, risultato è che... Però io non ho dubbio alcuno, per esempio, mi ricordo che il primo me lo fece notare fu proprio un signore che è qua in sala, non so se posso dirlo, Marco, chiedito. Quella famosa volta, un post tuo su Facebook di parecchio tempo fa, che dice: c'ho l'azienda in perfetta condizione, tutto pochissimo, la banca mi ha appena chiuso il fido, con nessuna ragione. Ragione era banale, la banca, che era, non so quale fosse, non diciamolo, chiaramente esposta su titoli di debito italiano, che aveva chiaramente avuto una perdita in conto capitale per lo spread italiano, che doveva ovviamente soddisfare dei criteri Basilea, paradossalmente, nonostante l'azienda Esposito fosse ben più solida in quel momento, almeno dal punto di vista dei fondamentali dello Stato italiano, nonostante tutto, siccome una piccola impresa, aveva una risk rating 5 volte probabilmente a quella dello Stato italiano, quindi per rientrare dalla sua esposizione al rischio, perché non poteva, non aveva capitale da mettere per giustificarlo, la banca ha tagliato il fido suo e sono sicuro di altri 500 piccoli imprenditori campani. Nota banca Senise. Nota banca Senise. Sì, sì. guarda che... E abbiamo capito cos'era successo, no? Esatto. Allora in questi casi qua hai capito, ma comunque quello è il fatto, quella è la mia lettura del e su questo sono d'accordo, lo hanno detto sia Paolo che Roberto, c'è un problema fondamentale di aspettative e di fiducia. Il problema vero però che io ho è che questa credenza troppo diffusa secondo cui le aspettative e le fiducia le modifica la banca centrale facendo annunci di inflazione eccetera eccetera, non mi pare corrispondere al vero, nel senso che la mia non è un'affermazione teorica, è un'affermazione empirica, non succede, no? In Giappone stanno cercando di convincere i loro cittadini a spendere e espandere le loro banche, a prestare a go-go per far ripartire i prezzi da 10 anni, 12, 15. Mi ricordo un articolo divertentissimo di Lars Svensson col titolo più arrogante e lungo della storia dell'universo, un paper MBR, The Full Proof Absolutely Certain Method to... Non lo ricordate? È un MBR paper di... Sarà del 2000, quando Svensson bazzicava a Princeton, che infatti il foolproof method fallito completamente. Quindi, ma sì, ma per carità, perché non è che io ce l'abbia, infatti è un grande mistero, forse quello sì, se pensiamo davvero che l'inflazione sia un problema fondamentale che abbia effetti reali drammatici, che dobbiamo opporci, mi sembra plateale che la risposta dell'ultimo ventennio o dell'ultimo quindicennio sia: non è vero che basta che la banca centrale annunci credibilmente obiettivi di politica monetaria perché si generi. E perché? Perché di mezzo c'è il comportamento delle banche. La banca centrale può solo annunciare che riduce i tassi di interesse ed è disposta a prestare o a intervenire sul mercato secondario in quantità X per un lungo periodo. Dopodiché non può assolutamente convincere questi soggetti a spendere i soldi da un lato o dall'altro. L'esempio del Nikkei è perfetto. Nel senso che, guarda caso, una parte di inflazione c'è stata. E qui bisogna capire una cosa,
noi abbiamo una pessima abitudine di continuare a chiamare inflazione solo le variazioni del Consumer Price Index, che è una parte minuscola delle transazioni finanziarie che vengono effettuate in ogni anno in un dato paese. Una bolla altro non è che inflazione localizzata. Cioè, le famose bolle sono semplicemente inflazione localizzata su certe cose, assets, case, quello che volete voi, cocaina, cioè quello che è, no? Quello è. E vuol dire che l'acqua che hai pompato è andata lì. La domanda da porsi è perché diavolo gli altri canali erano ostruiti e quello lì era aperto. Questo è un esercizio che le banche centrali non fanno assolutamente e dovrebbero fare. Cioè, se posso fare un piccolo spot pubblicitario, è una di quelle cose che alla Fed di St. Louis Jim si è convinto che è il problema, ci lavoriamo ed è una questione empirica. È proprio una questione empirica di andare a vedere perché a variazione degli incentivi banca per banca gli vai a vedere le variazioni di balance sheet e cerchi di capire qual è il modello di comportamento che questi hanno dietro, per cui quando gli dai acqua lo mettono in oro, lo mettono in petrolio, lo mettono in case, lo mettono in mortgage, lo mettono in futures, piuttosto che mettono in un'altra cosa. Mi sembra un terreno di ricerca completamente assente. Il punto, scusa, se, il punto è connesso a quello che dicevi tu prima, che è fondamentale, cioè... una volta si pensava tu metti i soldi alla banca, la banca centrale dà i soldi alla banca, la banca cosa fa? Fa credito e i soldi vanno ai tutti i consumatori e aumenta il prezzo della Aston Martin. Esatto. Se adesso tu invece dai i soldi alla banca e la banca quello che ci fa ci compra case e ci compra tutti i casi oppure ci comprano tutti solo titoli del debito, la inflazione rimane, esatto, rimane bassa e aumentano i prezzi di quel cazzo che, esatto, comprano le banche. Esatto. Quindi in realtà il modello generale è sempre vero, cioè è sempre vero che se tu, sembra essere sempre vero che se tu inietti capacità di acquisto in un mercato, non cambi di per sé automaticamente l'offerta di beni, qualsiasi siano oggetti che con quel potere d'acquisto puoi cambiare, cambi anzitutto e soprattutto i prezzi, cioè Milton Garasol, punto. Solo che quello che, appunto, quello che ha detto Alberto, cioè quindi... Infatti, guarda, io volevo... ma c'è anche un grafico, c'è sulla Malesia, se vuoi. Se vuoi io ne stavo cercando un altro, ma se mi dice quello della Malesia... Scendi un attimo. Scendi ancora. Ma quanti grafici hai? Ti avevo spiegato tu più su. Uno, ancora su, ancora uno. Ci sono tanti grafici perché siccome sì. ho detto, siccome sono così d'accordo con te, che più o meno ho detto, volevo dire più o meno le stesse cose che stai dicendo tu. Faccio una premessa, scusate, siccome ha fatto la provocazione all'inizio. A me piace discutere con Michele, il problema che trovo è sempre il seguente. Lui vuole assolutamente, gli piace la polemica. Trovo semplicemente che sia inutile discutere quando si è d'accordo. Questa una perdita di tempo mostruosa, impari un cazzo. Diciamo, il 90% del 99% delle cose che ha detto finora sono perfettamente d'accordo. L'1% su cui non sono d'accordo è perché secondo me ha una concezione scorretta di come funzionano. Probabilmente lui conosce io conosco la Fed, la conosco infinitamente meno di lui, conosco di più il sistema europeo, ha una percezione un po' scorretta di come pensi effettivamente molte persone che stanno in banca centrale, però stiamo parlando dell'1%. Erronea vuoi dire? Che mi sbaglio? Sì, ti sbagli. Il 99% insomma, sui discorsi di concetto sono assolutamente d'accordo con lui. Questo grafico in realtà è una cosa che avevo fatto io. E questo è l'andamento del prezzo delle case in Malesia. Ora è chiaro l'affermazione che ha fatto Michele che quando si parla di inflation targeting, per esempio, la parola inflation targeting non ha nessun senso se non dici cos'è l'inflation. L'inflazione che viene comunemente utilizzata è l'indice dei prezzi al consumo. Quindi misura le cose che andate a comprare al supermercato, lo dico molto banalmente. Molta della questione che ci si pone ora, che non sono riuscito ad arrivare a parlare, della trade-off tra stabilità finanziaria e come dire, inflation targeting,
Per certi versi è un problema assolutamente mal posto, perché sembra che messo così sembra che ci sia un dire l'inflation targeting ha successo perché stabilizza l'inflazione, però abbiamo anche osservato che nel frattempo si creano queste oscillazioni, non so, dei prezzi delle case, e quindi abbiamo bisogno assolutamente di un modo nuovo di concepire la politica monetaria. No, in principio avresti semplicemente bisogno di un modo nuovo di ridefinire l'indice secondo cui calcoli l'inflazione, un indice in cui tieni presente anche dei prezzi delle case. Ora non sto qui a dilungarmi il motivo per cui questa ridefinizione dell'indice non viene fatta. Vi mostravo il caso della Malesia per dire che c'è un problema non banale, che è quello, quando tu vedi in un paese che il prezzo delle case, tolto, ma era chiaro cosa era successo. Il prezzo delle case va alle stelle, è molto difficile capire se c'è una ragione reale sottostante o se è la banca centrale che si sta comportando da deficiente, nel senso c'è un canale, si è aperto un canale, nel caso degli Stati Uniti si è aperto un canale completamente nuovo, che quello tramite la securitizzazione, quindi si è creata moneta, se vuoi, nuova nel sistema privato, c'è stata di fatto un'esplosione monetaria di cui la banca centrale non si era accorta, non aveva voluto accorgersi, quello che volete, e che è finita lì. Non è sempre semplice capire se quell'andamento dei prezzi ha un senso, chiamiamo questa parola strana, fondamentale, o è solo un fenomeno monetario. E quello che dice Michele, per se vuoi arrivare a capire, discernere i due fenomeni, un passaggio fondamentale è capire qual è il meccanismo che spinge le banche a investire in un asset piuttosto che in un altro. Quindi sono perfettamente d'accordo con questo aspetto, e la cosa che voglio dire è che nelle banche centrali credo che sia stata una sveglia fortissima la crisi finanziaria, perché ci si è resi conto di queste cose che diceva Michele, la moneta che ti sfugge da tutte le parti, la vuoi far sfuggire o che ti sfugge e non ti rendi conto, va a inflazionare tutta un'altra serie di asset. E le politiche espansive monetarie, la domanda qui, non sono di fatto la stessa cosa, solo che stavolta lo stai facendo volontariamente, cercando di ricreare, questa volta volontariamente, quel tipo di, chiamiamo, bolle monetarie. Non so, adesso, a me sembra semplicemente che, siccome le banche centrali non hanno mai studiato come di fatto, che diavolo di fatto, perché insomma la letteratura almeno non la faccio ma la leggo, io non trovo mai, e passo il tempo delle volte, o meglio chiedo al Research Assistant di andarmele a cercare, vorrei vedere lavori empirici su come diavolo le iniezioni di potere d'acquisto vengono utilizzate al sistema finanziario, con modellini proprio di portafoglio del sistema finanziario, perché cioè davvero per gli addetti ai lavori, Brunner, Meltzer e compagnia, fine anni, Carl Brunner fondamentalmente è quello che si è diventato, poi Meltzer ci si è attaccato, quella roba lì non c'è, proprio non si fa, per cui letteralmente io non credo che Mario Draghi abbia coscienza esatta, o Ben Bernanke, di dove diavolo vanno a finire i soldi se riesce a convincere le banche a prenderglieli, no, in cambio degli altri dati. Cioè lui sa che ce li hanno, poi dice vabbè, adesso vediamo come gli spende, ok, però lì c'ha più o meno, un po' più di me, però è abbastanza nel buio quanto Alberto e me, insomma. Un po' sì, insomma, no? Poi all'improvviso sti qua lo mettono nel petrolio, dice oh, così io. E c'ho l'esplosione dei prezzi del petrolio, e invece poi il piccolo imprenditore. Questa era un'osservazione. L'altra, ma adesso forse non c'è tempo, anzi Alberto, quanto tempo ho? Perché volevo parlare un attimo. 10 minuti in teoria. E allora lascio stare. Esatto, volevo fare una serie, volevo utilizzare questi due grafici tuoi sulla famosa operazione Volcker, perché secondo me mostra che la vera chiave dell'operazione sono stati i tassi reali, non l'inflazione. Però lasciamo stare, perché diventa tecnico e noioso, quindi lascio stare. Invece vengo alla mia opinione sulla domanda che avete posto sia tu che Paolo sulla politica monetaria europea, e questa è una cosa che vado ripetendo da tempo, questa cosa in particolare che Paolo ha mostrato, no? Questa abissale differenza fra il tasso a cui poi tedesco, diciamo così, a cui poi e quello italiano, spagnolo. A me sembra che la ragione fondamentale sia la seguente:
Quando Bernanke dà dei soldi a Citibank o Wells Fargo o quello che è, Citibank magari li mette in case, magari li mette in stock option, magari li mette a Hong Kong con operazioni di cambio, ok? Però di sicuro se li mette nell'economia americana, ok? Siccome c'ha filiali e c'ha mercato e c'ha agenzie da San Diego al Maine e da Seattle a Fort Lauderdale, tratta l'insieme del paese nella stessa maniera piuttosto omogenea. Perché? Perché è lo stesso oggetto che presta, cioè il balance sheet di Citibank non è che cambia che sia l'agenzia di Seattle che sia l'agenzia di Miami, hanno lo stesso perché la casa madre è la stessa, ok? Quando Mario Draghi dà i soldini a Deutsche Bank da un lato e Monte dei Paschi di Siena dall'altro, ok? Che se le metti insieme fanno la Citibank europea, però peccato che abbiano siano due entità differenti, con due balance sheet differenti. Sta prestando soldi agli italiani via Monte dei Paschi, attraverso un filtro Monte dei Paschi, che ha una balance sheet molto diversa da quella di Deutsche Bank, che è il filtro attraverso cui Mario Draghi sta prestando soldi ai signori di Hannover. Quindi l'impulso è lo stesso, c'è il filtro completamente diverso, l'output è completamente diverso. Il problema vero è questo, proprio il signore non è in disaccordo, ma giustamente l'ultima volta che gliel'ho fatto osservare mi ha detto però quello non è mica problema mio, io non ci posso fare niente. Il problema politico. Cioè noi abbiamo un sistema di politica, abbiamo una banca centrale europea e una politica monetaria in teoria comune, anche perché non può essere altrimenti, cioè non è che BCE può fare le aste diverse a seconda che venga Banco di Santo Spirito o Unicredit. Però poi abbiamo dei sistemi bancari nazionali che gli Stati Uniti non hanno. È quello il problema politico, perché abbiamo dei sistemi bancari nazionali, perché la storia così li ha costruiti, eccetera, 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 e perché poi di riffe o di raffe, e su questo è vero che tutto il mondo è il paese, anche se l'Italia e la Spagna sono un po' più paese del resto del mondo, queste banche sono controllate da gruppi di potere economico-politici nazionali e nessuno ha assolutamente nessuna voglia di mollare la presa, né i tedeschi sulle loro, né i francesi sulle loro, né noi sulle nostre. Però è anche vero che in una situazione di questo tipo l'idea di poter avere una politica monetaria comune europea che abbia degli effetti omogenei da Parigi a Roma è ovviamente insana, non lo puoi fare, cioè per definizione, quindi o c'è una scelta politica in cui decidi, ed è un'operazione proprio brutale di regulation, di antitrust, che fondamentalmente fai uno swap, dai un tot di Unicredit a Deutsche Bank, dite voi, insomma, HSBC, ma dai uguale, e viceversa, così i due portafogli cominciano a mischiarsi finché a un certo punto hai delle cose che sono delle banche europee per davvero, hanno dei portafogli omogenei, e a quel punto che se tu presti alla banca A, siccome la banca A è presente dalla Finlandia al Portogallo più o meno quanto la banca B, allora sì che stai prestando all'intera area euro, ma finché hai questa struttura è plateale che tu non stai prestando all'area euro, stai prestando a volte a un certo paese, a volte a un certo altro. Mi sembra questo il problema fondamentale, questo over and above, perché poi il fatto che abbiano in pancia chissà perché le italiane sono piene di debito italiano e le francesi piene di debito francese, eccetera eccetera, beh è ovvio, no? Perché siccome sono delle bestie assolutamente legate in mille maniere al potere politico, all'economia del loro paese, eccetera eccetera, diventa di nuovo un equilibrio. Il tesoro italiano emette debito e Unicredit intesa e Monte dei Paschi comprano debito italiano invece di comprare debito malese. A me sembra quello il problema fondamentale, mi fermo qua. C'era già la domanda. Io mi ricordo, per esempio, in quel periodo c'era un CS Novero che prestava all'1% alle banche e sottoscriveva di botta all'8%. Quindi sostanzialmente non è che sia stato fatto un finanziamento appunto alle banche da parte delle BCE. Cioè? Cioè nel senso di dire, la BCE prestava soldi al sistema bancario all'1%. Il sistema bancario in quel momento i tassi di interesse e lo spread erano andati al 6-8% e sono stati sottoscritti, se non erro, al 92% solamente dalle banche.
Sì, sì. Sì, sì, sì. Guarda che le cioè il problema, la cosa che vorrei far capire è che io non sto mettendo le banche sto mettendo a non so chi, non me ne frega di mettere nessuno. Il sistema è fatto così e non, finché rimane fatto così non potrà funzionare altrimenti. Ok? Cioè quindi, tra l'altro, ma questo va anche spiegato nel dibattito politico della Confindustria, eccetera, eccetera, chi ritiene di rappresentare gli imprenditori versus le banche dovrebbe svegliarsi e cominciare a smetterla di fare una questione di banchieri cattivi, è una troiata francamente, cioè è retorica pura. È o cambi la struttura proprietaria di portafoglio di interessi del sistema bancario, o il sistema bancario farà il suo lavoro e lo farà così. E non è perché Passera piuttosto che non Profumo siano dei signori antipatici, perché fanno, corrispondono a quello che sono i loro incentivi, capite? Cioè non, quello è il discorso. Adesso comunque io ho finito, quindi prego. Domande? Quanto potrebbe incidere l'unione bancaria sull'influenza di gestione monetaria a livello europeo? La prima domanda. La seconda un po' più complessa. Come si fa a centrare un maggiore potere di politica monetaria all'Unione Europea senza al tempo stesso pensare a un accentramento di similari poteri sulla politica fiscale o politica sociale? Grazie. Allora, volevo fare un commento su quello che ha detto Michele, su una cosa specifica, c'erano tanti spunti interessanti. Una differenza, secondo me, importante tra quello che è riuscito a fare la Fed e quello che non è riuscito a fare invece la Banca Centrale Europea è stato il fatto che la Fed ha anche comprato delle obbligazioni private, cioè obbligazioni delle grandi imprese, e questo sarebbe stato un ottimo modo per saltare il problema delle banche, no? Cioè sarebbe stato auspicabile. Perché credo non sia stata fatta, a parte probabilmente vincoli di natura, diciamo, statutaria e istituzionale? Per un problema appunto che veniva fuori anche nelle slide che ho messo, cioè che rispetto agli Stati Uniti l'Europa è fatta di piccole imprese, le piccole imprese si finanziano con le banche, quindi il numero di probabilmente non c'era neanche la possibilità di comprare titoli di privati da parte della Banca Centrale Europea, perché la piccola media impresa no, di Varese non è in grado di emettere delle obbligazioni. Quindi c'è un problema strutturale che deriva anche da un problema di dimensioni delle imprese che non ci sono, e poi ci sono problemi probabilmente politici molto forti, per cui se la Fed presta o compra obbligazioni di una grande impresa americana non ci sono problemi, se la Fed compra obbligazioni tedesche piuttosto che italiane dovrebbe fare tutto col bilancino, insomma molto, probabilmente molto più delicato, ammesso anche. Quindi, da un lato sarebbe una buona idea saltare il problema delle banche, cioè comprando obbligazioni direttamente del settore privato, sarebbe un'ottima idea se la Banca Centrale Europea riuscisse a farlo, però ci sono problemi di carattere probabilmente di sede istituzionale che politico che rendono questa strada piuttosto difficile. Questo come commento. Poi c'è un altro commento, poi rispondo forse, è un altro commento su questo fatto della rigidità dei salari e dei prezzi, così. Una cosa che ho fatto recentemente, mi sono divertito a fare che trovate sul mio blog, mi sono divertito a disegnare delle curve di Philips con i dati sui salari orari in Germania e in Italia, semplicemente mettendo in relazione la variazione dei salari nominali orari con i livelli di disoccupazione. E quello che uno vede è abbastanza divertente, perché mentre in Germania uno
c'è una curva di Phillips fantastica, perfetta, cioè i salari crescono più lentamente in periodi di elevata disoccupazione, che, e quindi sembrerebbe che i salari non siano poi così rigidi in termini nominali. Quindi, invece in Italia no, in Italia quando uno mette sul grafico la variazione dei tassi dei salari nominali orari e la disoccupazione, non c'è nessuna relazione. Quindi la cosa è divertente, perché fa vedere come in realtà questa cosa della rigidità di alcuni prezzi dipende proprio dalla governance, dalla struttura, da come funziona la contrattazione, laddove sembra funzionare e in qualche modo la pressione del mercato del lavoro si esercita, allora effettivamente no, i salari non sono così rigidi. D'altrove, probabilmente per ragioni contrattuali, i salari non hanno niente a che fare con il resto dell'economia, invece lì c'è un problema di rigidità piuttosto forte. Per venire alla domanda sull'unione bancaria, eccetera, la mia impressione è che quello che diceva Michele va al di là della storia dell'unione bancaria, cioè quello che diceva Michele è ci sono delle ragioni istituzionali che hanno a che fare con la storia, che fanno sì che ci sia una concentrazione dei rischi per paese delle banche, cioè le banche italiane hanno dei rischi sull'Italia, le banche finlandesi sulla Finlandia, eccetera, che è in larga parte indipendente dalla storia dell'unione bancaria. La storia dell'unione bancaria, così come la capisco io, è cercare di cambiare le regole per sostanzialmente delegare alla Banca Centrale Europea o a qualcosa di europea. Sì. E quindi lì è piuttosto, per quello che capisco io, in qualche modo si vuole cercare di porre rimedio a un problema di supervisione, cioè rendere più efficace la supervisione, a dare una garanzia di carattere europea ai depositi in modo da scoraggiare run e fenomeni di panico, e cercare di creare un meccanismo unico di risoluzione. Però questa cosa qui è una cosa che serve in qualche modo a prevenire delle crisi, ma non vedo in che modo possa intaccare il problema della concentrazione geografica dei rischi, che è invece a che fare con appunto il legame tra le banche e gli stati sovrani e così via, che è molto più difficile. Non credo che sarebbe intaccato il problema della concentrazione geografica dei rischi non credo che questo verrebbe intaccato dall'unione bancaria, ammesso che questa si faccia mai per le ragioni di parrocchiali che... Infatti, se posso aggiungere solo un punto, perché secondo me Paolo ha risposto, io lì sono anche molto preoccupato, perché è molto ambigua questa cosa, si sta rischiando di creare un secondo caso di moral hazard. Io sono stato uno dei pochi, credo, che si è esposto all'offesa generalizzata, poi per questa volta ho vinto, molto bene, su Cipro. Io il giorno che ho reagito a Cipro ho detto pubblicamente, mi ricordo addirittura a militanti e dirigenti del giovane movimento di cui faccio parte a insultarmi. Io ho detto benissimo, avrebbero dovuto caricargliene 8 di miliardi ai depositanti. Perché? Perché era la cosa che il gioco ripetuto ti indice di fare quando qualcuno devia dalla strategia cooperativa, lo massacri di botte e preferisci massacrare quello piccoletto, sfiga che sia piccoletto, cazzi suoi, diventasse grande la prossima volta, perché fa meno danno, perché così insegni, massacrando il piccoletto, una piccola lezione anche gli italiani e gli spagnoli, ed è molto meglio massacrare un po' di miliardari russi con i soldi a Cipro che non massacrare i depositanti italiani, nel caso che le banche italiane gli venisse la tentazione di fare un giochetto simile, no? Ora, e mi pare che poi i fatti adesso, no, non è crollato assolutamente niente, tutti quanti i grandi esperti italiani, Krugman, distruggeranno il sistema bancario, cazzate. Cioè, mi domando se la gente legge teoria dei giochi. Vabbè, andiamo avanti. Il problema vero è che però se adesso noi facciamo con la struttura proprietaria che appunto anche Paolo riconosce essere tale e con gli incentivi assolutamente diversi che ha Société Générale o per dire Botin, no? Cioè immagini uno come Santander, che è una banca mondiale, vera, privata per davvero, fondamentalmente capace ormai di fregarsene della capacità del governo spagnolo di ricattarlo o meno, si fa un po' gli affari suoi. E io do a costui la stessa strumento di regolazione e garanzia che do a Monte dei Paschi. Cioè lì delle due l'una, o massacro Monte dei Paschi, perché gli mando la polizia bancaria in casa e non riesce più a operare,
oppure do a Monte dei Paschi un grande incentivo di fare il furbo, perché essendo comunque una parte essenziale del sistema, alla fine il sistema mi salverà. L'European Stability Mechanism dovrà intervenire e salvarmi. Cioè, non riesco a capire come tu possa pensare a costruire sistemi regolatori uniformi a fronte di sistemi di incentivi che regolano uniformemente agenti che hanno incentivi assolutamente diversi fra di loro. Uno dei due deve perderci, cioè o ci perde Santander o ci perde Monte dei Paschi. Mi sembra impossibile che entrambi possano... Com'è che cioè non, proprio non lo vedo. Sì, dunque non so bene rispondere, però credo che il problema lì della storia della supervisione unica sia un problema di cattura proprio del policy maker rispetto alla banca, cioè sostanzialmente quello che doveva fare supervisione, la banca di Spagna ha chiuso uno o due occhi e ha lasciato che le banche facessero dei prestiti folli per finanziare, no, il mercato edilizio. È un problema di cattura fondamentalmente del regolatore, tutto lì. Quindi questo problema si risolve allontanando il regolatore dal regolato. Cioè, poi che questo avvantaggi l'uno o l'altro, cioè il Monte dei Paschi, ci sono problemi di incentivo che questa cosa non risolve, questo credo si possa dire. Però lì il problema era quello, insomma, no? Quindi per quello, secondo me, questo secondo me ha senso. È un problema, tra l'altro, che è ancora più di base, perché io tanti anni fa scrissi una cosa sulle statistiche. Secondo me il problema è ancora più fondamentale, cioè a come sono falsificate le statistiche. Ci sono tantissimi esempi, ne ricordo uno che mi ci trovavo a Londra pochi anni dopo la signora Thatcher. Io ricordo che la definizione del tasso di disoccupazione fu cambiata nei primi anni 80 qualcosa come 12 volte, perché ogni volta la nuova definizione di disoccupazione faceva diminuire il tasso di disoccupazione. Questo è un esempio. Insomma, l'altro esempio ovvio è quello della Grecia, delle statistiche. Fin quando ci sono delle statistiche locali che... che dicono quali sono i numeri, c'è un problema di manipolazione, di falsificazione possibile di grande importanza. Allora questo secondo me è ancora la cosa di base, per cui prima cosa fondamentale è togliere il potere agli enti di statistica nazionale e conferirli all'Eurostat. Insomma, direi che questo è un altro discorso, però insomma c'entra. Brevemente, volevo dire una cosa rispetto all'accenno di Paolo, ha ragione, l'ECB non ha potuto comprare titoli di debito privato per esattamente per i motivi che dicevi tu, però non è che non abbia agito in nessun modo, perché sono stati fatti questi programmi, si chiamano Additional Credit Claims. Di fatto la BCE ha detto accetto come collaterale per i miei prestiti anche pacchetti di prestiti che la banca ha fatto alle piccole imprese, il che vuol dire che è stato un po' un sollievo dal punto di vista di bilancio, è un modo indiretto se vogliamo di... è stato fatto, sì, il problema è molto pragmatico, nel senso che c'è da fare un rating di queste cose, perché essendo prestato come fonte collaterale, i francesi lo fanno molto bene, perché cioè, hanno un sistema in piedi da anni in cui la Banque de France fa il rating, noi non ce l'abbiamo, ma la maggior parte. Quindi era per dire che sì, fa Banque de France. E la Banque de France fa sì, rating, e difatti hanno molti più dipendenti delle altre banche centrali europee, perché hanno anche questa funzione in più. L'altra cosa che volevo dire riguarda la Banking Union. E sono d'accordo con voi, di nuovo parlo a titolo personale, la mia sensazione è che ci sia qualcosa di più dietro che è dovuto alla necessità di avere una base fiscale molto forte nella Banking Union. Perché senza un pool forte di risorse comuni, fatemi tornare un attimo un passo indietro, così chiarisco. È vero che lo spostamento della vigilanza a livello
centralizzato, chiamiamolo, ma non sarà neanche poi più così tanto centralizzato, ma aiuta a ridurre il problema della cattura del regolatore nazionale. Ma c'è anche un motivo in più per farlo, di nuovo a mio avviso personale, è che c'è bisogno di legittimare il fatto che un'unione bancaria vera deve avere un pool dietro comune di risorse fiscali che servono per ricapitalizzare velocemente quando c'è bisogno, per proteggere i depositi. È difficile politicamente giustificare il fatto che si mettono in comune i soldi senza dire che la vigilanza è stata prima messa in comune. In altri termini, può essere benissimo che la vigilanza fatta a livello col nuovo sistema funzioni tanto bene e tanto male quanto le vigilanze separate che c'erano prima. L'unica differenza è che nel caso ci sia una bolla speculativa sugli immobili in California o in Spagna, diventa più facile dire però usiamo soldi comuni per risolvere il problema bancario che si è sviluppato a causa di questa bolla. Questo. Ma non è lì appunto il moral hazard? Finora però mi sembra che dopo grandi dibattiti il meccanismo che è stato creato a livello europeo, l'ISM, ESM, abbia poi alla fine convenuto che i prestiti che li fa, non li fa, li fa lo Stato alla Spagna, quindi che comunque questo andrà a gravare sul debito della Spagna. Quindi ci sarebbe stato forse molto di più moral hazard se questo non fosse stato vero, mentre invece la soluzione che è stata adottata è stata quella poi di far crescere il debito spagnolo, quindi poi riaggravando, come alcuni giustamente secondo me sostengono, il famoso cortocircuito con le banche, debito delle banche, debito dello Stato, che è un problema. Scusate, quello che tu dici è vero, però attenzione, l'ISM che non è ancora in piedi in modo pieno, ci dice anche una volta fatta l'unione bancaria, che non è ancora in piedi, l'ISM potrà ricapitalizzare direttamente le banche, quindi potrà fare quello che non è stato fatto in Spagna. Sì. Perciò quello che tu dici è vero, esattamente per come sono adesso, com'è l'impostazione, chiaramente l'obiettivo che ci si è dato sarà vero finché non c'è l'obiettivo di vigilante comune. Quando c'è vigilante comune, la ricapitalizzazione dal centro, che Michele indica avere dei problemi in moral hazard, chiaramente prenderà piede. Scusate. Soldi alla banca commerciale sicuramente si trasmette sulla piccola impresa, il resto a quella che invece fa investimenti si ritrasmetterà. Perché non c'è più questo tema che potrebbe risolvere anche una parte dei problemi in cui ci troviamo? Velocemente, in Europa se ne parla, c'è il cosiddetto Liikanen Group, poi ognuno pensa quello che vuole rispetto al Liikanen Group, ognuno pensa dal nome di questo Liikanen. Pensi quello che vuoi rispetto ai risultati, però è un tema assolutamente sul tavolo, la separazione tra banca di investimento e banca commerciale, questo per l'Europa, non c'è dubbio, non è stata ancora presa una decisione definitiva, però è assolutamente sul tavolo. Ma guardate, il problema è che io posso dire, io non riesco più a capire cosa possa essere adesso la divisione fra, l'antica divisione fra commerciale ed investimento, se vi pensate, era basata fondamentalmente su due meccanismi, uno la raccolta, ok, e l'altro il tipo di utilizzo. Letteralmente, se non ricordo male, non sono un esperto, ma credo perlomeno in Italia ci fossero vincoli al fatto che l'allocazione di portafoglio doveva essere per cose tipo IMI non inferiore a una certa durata e viceversa non superiore a un'altra per le commerciali.
Adesso, francamente, mi spieghi come riesci a introdurre una cosa del genere? Cioè, se io faccio una banca commerciale e faccio un mortgage con un adjustable rate e poi mi finanzio con l'emissione di bond, cosa sono? Cioè, provare a regolare e separare le une dalle altre... cioè, voglio dire, mi sembra un dibattito di lana caprina, non saprei bene come farlo. O fai un regolatore veramente minuzioso che riesce, anche perché non riesco bene a capire, perché tutti quanti pensano le banche di investimento sono pericolose perché prendono i derivati. Sì, ma capito, gli swap sui tassi di interesse le fanno anche le banche commerciali, devo dire, in media grazie a Dio. L'idea di Volcker, no, della Volcker Rule era banche commerciali fanno depositi e prestano a imprese, basta, non possono fare assolutamente niente altro. Sì, ma allora diventa fanno gli altri. Tutto, cioè fondamentalmente io costruisco una cosa, ma muore asset trading. Sì, ma Folger è troppo intelligente per pensare che lui costruisce una cosa che prende solo depositi a vista, completamente regolato, e fa solo cosa? Tra l'altro, prestiti cosa? Cioè, perché cosa presto all'azienda? Vabbè, insomma, sai, al consumatore gli può... un mortgage con un adjustable rate, con un sinking fund, con tutto 3-4 cose attaccate, cos'è? È un'altra cosa. Allora, o costruisci una robetta strana per i poaretti, fondamentalmente, chi non è, cioè, che è proprio è la riproduzione della banca del 1920, certo. E gli obblighi a fare sta roba qua, però li dovrai sussidiare perché spariscono dopo 3 anni. Oppure vale la vecchia regola di Merton Miller, che ogni volta che il regolatore si inventa una regola nuova fa alla felicità dei consulenti finanziari come lui. Perché gli impedisci di fare asset trading, gli impedisci di andare su over the counter, gli metti un certo numero di restrizioni. Poi cosa fanno con le imprese? Magari lo lasci più aperto. Però l'idea è quella, non hanno un dipartimento di asset trading, non fanno transazioni over the counter. Non voglio dire che sia la vabbè, cosa. No, ecco, voglio capire come funziona. Sì, ma io penso che forse una separazione del genere, anche se abbastanza drastica, come quella diceva Alberto, non è poi così non è così impensabile se uno ha un po' di fantasia su quello che probabilmente saranno le banche. Credo abbastanza poco, cioè credo che le banche non saranno più quello che sono adesso, quegli sportelli, vada al tizio, diceva bisogno, ma sarà qualcosa che assomiglia a Facebook fondamentalmente o a Google, dove tu hai una serie potenziale infinita di progetti e delle persone che dicono questo qui è un progetto che mi piace e io ci metto dei soldi e investo in una cosa attraverso Google, attraverso Facebook, eccetera, dove sostanzialmente hai un intermediario molto, molto più quindi qualcosa del genere, dove la banca non si capisce bene che cos'è, forse la banca è qualcosa che somiglia più a Facebook che a Monte dei Paschi, insomma. A quel punto probabilmente sarà nei fatti probabilmente una specie di separazione, per cui c'è questa cosa di intermediazione per cui io ho un bel progetto, una bella startup e vado in rete, riesco a mettere insieme una serie di finanziatori, magari regolato con delle garanzie, non lo so, e poi c'hai le banche che fanno derivati molto sofisticati, cioè, allora lì probabilmente... Lì la vedo anche come la separazione, la vedo e non come una cosa che massacra la banca che poveretta può andare a prestare solo quindi forse dovremmo avere un po' di più di fantasia secondo me su quello che potrà essere l'intermediazione che probabilmente è destinata quasi a sparire o tra chi mette i soldi, i progetti di investimento e chi invece ha delle idee, dei progetti e... Credo che nel futuro sarà qualcosa di quel tipo lì, così. Sì, devo scherzare. Ecco, io credo che
dietro tutti questi discorsi tecnici ci sia il problema dei problemi, e cioè lo spostamento di ricchezza in ambito planetario, perché se un marziano viene sul pianeta Terra non vede un pianeta che non cresce, vede che cresce in alcune zone e altre si stanno impoverendo. Quindi noi stiamo assistendo a un fenomeno di dislocazione diversa di ricchezza a livello mondiale, e quindi tutti i paesi occidentali, quelli del vecchio mondo industrializzato, dovranno accettare in proporzione un calo del proprio tenore di vita, a partire da quelli con un profilo demografico più invecchiato, più negativo, non a caso il Giappone, guarda caso l'Italia e via via. A questo punto il problema è come fare accettare questa cosa che per molti è inaccettabile. Allora, fino adesso si è negato il problema caricando i debiti, cioè i debiti privati o pubblici, e adesso sono diventati tutti pubblici per effetto della crisi dei debiti privati. Ora, da una situazione di eccesso di indebitamento se ne esce solo in tre modi che io sappia, e cioè o attraverso il default, o attraverso lacrime e sangue, o attraverso l'inflazione. Ora, mi sembra che oggi la scommessa dei mercati, se si guarda i rendimenti dei BTP inflation link dal 41 e i BTP normali al 37, sono nel senso che la scommessa dei mercati è piuttosto il break up dell'euro, perché l'inflazione incorporata nei BTP inflation link dei europei, cioè italiani, ma con inflazione europea, incorporano lo 0,7 di inflazione, cioè niente. Quindi i mercati scommettono che l'inflazione non ci sarà a livello qua, mentre invece c'è un differenziale Italia-Germania forte, che vuol dire che la scommessa è più che l'Italia non ce la farà. Io credo che dal nostro punto di vista invece noi ci dovremmo proprio augurare una flammata inflazionistica non attesa, perché deve ottenere un risultato, e cioè riallineare i valori. Cioè bisogna, a un certo punto, visto che per via fiscale diventa impossibile, bisogna creare delle situazioni in cui si formino dei nuovi equilibri. Coloro che avranno la forza e il modo di rinegoziare degli aumenti di spartizione della torta avranno la forza e il modo di farlo. Gli altri purtroppo dovranno rimanere un pochino indietro, perché si riformino nuovi equilibri. Altrimenti noi avremo soltanto uno scenario che secondo me è quello argentino, cioè che la situazione diventerà... No, io sono in posizione fortemente creditoria, devo dire la verità, da vari punti di vista, però sono anche appunto un produttore di reddito e ho assistito a questo fenomeno, cioè al giorno d'oggi la crisi si è scaricata su imprese che hanno chiuso e soggetti individualmente licenziati, mentre invece un'enormità di persone hanno mantenuto le loro posizioni reddituali, erose pochissimo dall'inflazione, troppo poco. Il risultato è che la crisi la pagano in pochi. La situazione tra un po' diventerà insostenibile, a mio avviso, e rischia di creare uno scenario argentino, cioè una insostenibilità. E mi sembra che la scommessa dei mercati, purtroppo, sia più in questo senso piuttosto che nel senso di un aggiustamento inflattivo. No, posso fare una osservazione? Il problema è che non mi sembra proprio che ci sia, a me sembra che dai prezzi sia completamente sparito la rottura dell'euro, mi sembra proprio, chiunque ci stia, l'uscita di Italia e Spagna dall'euro, mi sembra, no? E allora i BTP renderebbero come punti? No, non è assolutamente vero, c'è comunque una probabilità di default o di riaggiustamento del debito, eccetera, eccetera. Ci sono dei differenziali di inflazione interni, e siccome a tuttora credo che il 65% del debito pubblico italiano sia ritornato alla casa madre, gli stranieri sono fuggiti, nella misura in cui c'è un punto e mezzo di inflazione extra italiano, l'acquirente è tipico italiano, è uno che si aggiusta per quello, quindi il tasso reale in realtà non c'è uno spread di 300 punti di tasso reale, sto andando un po' a naso, ma voi seguite più di me, il tasso reale sarà 100 punti di differenza quando aggiusto per l'inflazione italiana. Quindi direi, voglio dire, la cosa paradossale, Federico, è la situazione 2000-2007, in cui non c'era zero differenziale di rischio. Nella misura in cui questi sono oggettivi compromessi fiscali di entità separate fiscalmente, che hanno probabilità diverse di fare default, è ragionevole che ci sia un premio per il rischio. Ora, questo rischio può essere anche piccolo, cioè non è ovvio che il rischio deve essere grande, cioè che la probabilità del default sia grande,
però siccome il default ha un prezzo altissimo, una probabilità di 1% che l'Italia faccia default superiore a quello della Germania, non è impossibile che ti spieghi il prezzo. Quindi la Grecia. Fai un restructuring, fai un restructuring parte del debito, non c'è. Quindi, cioè perfettamente, secondo me quella parte che c'era di uscita dall'euro prezzata è sparita ed ha avuto a che fare con la famosa frase di Draghi, cioè Draghi, devo dire, a questo punto è uno che sa fare veramente il suo lavoro, cioè lui ha parlato duro e poi ha messo un mitragliatore sul tavolo che si chiamava ISM e dice vabbè adesso vedete un po' voi, e la cosa si è chiusa, tutti quanti Monti, Rajoy, miei coglioni, cioè